Benvenuti a Terra Nuova Bracciolini all'Auditorium Molle Fornaci. Siamo qui per il concerto di Valdarno Jazz Collective, un'altra occasione del network sonoro Jazz for Spring Festival, il nostro festival web che nasce dalla collaborazione tra Music Pool, Musicus Concentus e la collaborazione con Pisa Jazz, Giotto Jazz, Empoli Jazz, Grey Cat Jazz Festival, Jazz Cocktail, Scrittori in Jazz, Biblioteca delle Oblate e oggi Valdarno Jazz Festival. La rete ci appare un non luogo, come abbiamo già detto in altre occasioni, e invece questa è l'occasione di presentare i molti luoghi della Toscana che ospitano i nostri festival. E oggi sono qui con l'assessora alla cultura di Terra Nuova Bracciolini, Caterina Barbuti, Daniele Malvisi di Valdarno Jazz Festival e Gianmarco Scaglia. Benvenuta Caterina Barbuti, grazie per l'accoglienza, l'assessora alla cultura del comune di Terra Nuova Bracciolini. E questa è una delle tante occasioni in cui l'amministrazione comunale è collaborativa e insieme alle realtà territoriali che sostengono, che mantengono viva la cultura, in questo caso la musica. Ho visto che avete fatto molte cose insieme, ma parlacene tu. In questo momento complicato, il web è uno strumento, ma la fisicità di vedervi insieme è bella, ci siete. Sì, è vero, rientrare qui oggi è stato emozionante perché insomma erano molti mesi che non avevo la possibilità di rientrare qui all'Auditorium Molle Fornaci, è stato emozionante, come lo è stato però anche la stagione che abbiamo presentato, che abbiamo proposto alla nostra comunità online. Abbiamo pensato che fosse, diciamo, importante tenere un filo che legasse un po' i progetti che avevamo negli anni portato avanti, questo luogo e le case delle persone che in questo momento di pandemia erano, diciamo, vive quotidianamente molto più di prima. E quindi abbiamo cercato di andare noi da loro e, diciamo, proseguire molti dei progetti che avevamo iniziato e che sono iniziati molti anni fa qui in questo luogo e diciamo credo che insomma ci siamo riusciti grazie soprattutto alla volontà delle associazioni di diciamo continuare ad impegnarsi e mantenere insomma un legame forte con la comunità. Ecco, questo sì. Grazie Caterina, speriamo che continui. Prima Gianmarco Scaglia ci diceva che dal 1998 che Sì. Valdarno Jazz collabora con l'amministrazione comunale e fortunatamente in momenti di difficoltà si possono raccogliere anche i frutti di questa solidità. È vero, grazie a voi, Grazie, grazie. grazie. Daniele Malvisi, presidente di Valdarno Jazz, insieme a Gianmarco Scaglia. Valdarno Jazz Festival, prima l'assessora ci ha raccontato le vostre collaborazioni di questo momento, ma è una lunga, lunga collaborazione, raccontacelo un po'. Sì, noi nonostante insomma siamo una realtà piccola, provinciale, però insomma abbiamo iniziato questa avventura ormai 23 anni fa, direi anche con risultati consistenti, molto probabilmente anche perché abbiamo fin da subito dato un taglio un po' particolare al festival, sapendo bene che sia per risorse che anche da un punto di vista geografico non poter ospitare, come si dice, grandissimi concerti che si possono vedere in altre piazze, ovviamente, e quindi abbiamo dato un taglio legato più sulle produzioni originali, molto appunto sulle produzioni. Un'altra cosa è quella di far conoscere nuovi talenti. E da questo punto di vista, insomma, abbiamo una bandierina alzata perché qui da noi sono passati 7 degli ultimi 10 top jazz nominati in Italia, prima che fossero nominati. Quindi questo sta a significare che noi da vecchietti vediamo bene, e anche da musicisti, perché fondamentalmente io e Gianmarco, insomma, portiamo avanti questa storia, ma siamo musicisti Facci qualche fondamentalmente. nome, non c'è Alessandro problema. Lanzoni, per dirne uno. L'ultimo è Ferdinando Romano, che ha vinto quest'anno il Top Jazz, che ha studiato con me tanti anni, ma ce ne sono stati altri, Matteo Bortone.
un violinista del quale adesso mi sfugge il nome. Quindi siete navigati musicisti, organizzatori straordinari e anche talent scout. Questo non sappiamo se sappiamo far bene tutte queste cose. Di sicuro quello che ci guida è un grande amore per la musica, per questa musica, perché come dico sempre, questa musica ce ne scordiamo spessissimo, ma ha degli altissimi valori sociali, perché è una musica assolutamente inclusiva, che dentro alla quale si possono realizzare tantissimi anche progetti di confine, no? È una musica che si presta bene al metalinguaggio, perché è una musica che può ospitare tante, tante forme di espressione diverse. Ora mi stai un po' stuzzicando, allora dopo ci prendiamo un momento di approfondimento per questo aspetto, va bene? Allora. Grazie Daniele. Gianmarco Scaglia, il grande vecchio di questo progetto, come ti possiamo chiamare? Parlaci della nascita del Valdarno Jazz Collective e dell'occasione di questo concerto. Ma il Valdarno Jazz Collective è già da qualche anno che è, diciamo, in produzione. Diamo un po' la precedenza sempre ai musicisti locali, anche perché fortunatamente ci sono alcuni giovani talenti che sono promettenti. E abbiamo anche avuto ospiti importanti, come posso dire Roberto Gatto, abbiamo avuto Alex Sipiagin, poi mi ricordo anche Ari Hoenig nel 2017, insomma Beppi Di Benedetto, trombonista di Parma, e tanti altri. Abbiamo sempre sviluppato un po' di problemi anche sociali, Jazz No Limits, oppure abbiamo Sting con il Desaparecido Cileni, abbiamo un po'. Siamo andati a cercare anche un po' di argomenti che andavano oltre anche soltanto all'aspetto musica. Dici oggi che cosa ascoltiamo? Oggi ascoltiamo, questa è un'idea di Daniele, è stato, senti, visto che hai fatto 40 anni di gavetta, devo dire, perché ancora io mi ritengo ancora in gavetta, sono ben felice, facciamo un escursus un po' sui miei brani originali dal 1994 all'ultimo progetto che è stato fatto in aprile del 2020, in piena era Covid naturalmente, perché l'ho azzeccato. Allora andiamo ad ascoltare un po' dei tuoi brani originali insieme ai tuoi compagni di viaggio, che ci vuoi presentare ora? Certamente. O li vogliamo presentare dopo? No, li presentiamo anche subito, così abbiamo Cosimo Boni alla tromba, abbiamo Giovanni Paolo Liguori alla batteria, Andrea Cincinelli chitarra, Daniele Malvisi ai sassofoni e il sottoscritto, io ci provo, al contrabbasso naturalmente. Contrabbasso. Bene, buon ascolto e a tra poco. Buon ascolto.
Gianmarco, abbiamo già parlato della formazione e del fatto che il Valdarno Jazz Collective è una formazione aperta, esatto. È sempre in divenire. Mi racconti un po' questa apertura, questa voglia? Certo, ma diciamo che oltre al nucleo di base, che anche per motivi logistici io e Daniele ci è venuto in mente di creare questa formazione, questo collettivo, poi noi siamo disponibili a ospitare chiunque, cioè non... Anche i generi stessi, non è che ci focalizziamo su un certo tipo di jazz, cioè vediamo quello che viene anche in base poi agli artisti che ospitiamo, chiaramente. Senti, i brani in scaletta nel concerto di oggi sono tutti brani originali, tutti brani tuoi, sì. Che hanno una storia a questo punto lunga quanto la tua carriera. Sì, un po' meno, perché chiaramente il primo è del 94, okay. Fino al 2020, sono 26 anni. I primi 14 li ho passati a pensare se quello che scrivevo era interessante o no. Ho detto, vabbè, proviamoci, via. E ci hai provato e ci sei anche riuscito. Sono tutte incisioni già, sono tutti dischi già prodotti, dal 94 a oggi, sì, sono sempre stati stampati. L'importanza di creare per te qual è? In questo festival noi abbiamo visto anche la voglia di rimanere, come dire, nella conoscenza degli standard, perché sono un grande contributo alla cultura jazz. Certo. C'è anche questa forte urgenza invece da parte di alcuni musicisti, che è quella di trovare le chiavi originali, di produrre del proprio materiale. Esattamente, perché diciamo che questo è un linguaggio che, se lo vogliamo chiamare jazz, al di là di tutto, uno la può pensare come vuole, però non è che devi dipendere dagli standard, però è una materia che dovresti aver approfondito, anche perché questo ti aiuta molto poi a scrivere la tua musica. Vedi, io la interpreto sempre così, cioè in un concetto che fai conto che oggi, il presente, io sono su questa nave, mi guardo dietro e vedo la scia della nave, vedo da dove arrivavo, no? Guardo avanti all'orizzonte, dove mi porta, questo non lo so, insomma, questa è un po' la mia visione della musica. C'è un brano tra quelli che stiamo ascoltando, sì, che ti accompagna in questa traghetta, per bene, usare ancora la metafora del mare, esatto, che hai usato. Però è mitraglietta, perché si chiama L'altra faccia della luna, cioè che noi non... Che cosa c'è dietro? Fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa c'era dietro alla faccia che noi vediamo. E questa è un po' la vita, un po' la musica, non so quello che mi porterà questa avventura, per me è un'avventura senza fine. Grazie Gianmarco. Il jazz è un'avventura. Andiamo a ascoltare ancora un po' di questa avventura. Thank you.
Daniele, ho avuto modo di ascoltare un documentario musicale, non so ora me lo definirai meglio tu, ma vorrei che qui dicessi anche a noi a chi parla la musica. Io penso che la musica parli a tutti, c'è, come si dice, un presupposto, bisogna ascoltare. Io, come dico sempre, la musica non è gratis. Quando parlo di musica ovviamente parlo di tutte le arti che hanno a che fare con il suono e che hanno come scopo quello di comunicare qualcosa che non sia un prodotto commerciale, ecco, diciamo così. Perché chiaramente una musica che ha lo scopo di farci acquistare un prodotto o di farci amare un modo di essere c'ha un fine che dal mio punto di vista è poco artistico, no? Ha poco a che fare con la poesia, ha poco a che fare con la comunicazione fra esseri umani alla pari, diciamo così. E qual è la musica che ha a che fare? È tutta quella musica che, diciamo, si potrebbe ridurre in qualche modo, fare un riassunto e dire tutta quella musica all'autore. In questo senso intendo l'autore anche un compositore, no? Non soltanto chi scrive una canzone, ma anche un compositore. Non ci metti tra i buoni, ci metti tra quelli che... Assolutamente. C'è sempre un po' paura facciamo i distinguo. Diciamo, parlando della buona musica che proponiamo in questo festival e come in molti altri festival, mi è piaciuta moltissimo la definizione che tu hai dato di ascolto. Sì, l'ascolto è un'azione consapevole, è molto diverso da sentire, no? Perché appunto io posso sentire una macchina che passa, un cane che abbaia, in qualche modo ha a che fare con un riflesso involontario dell'essere vivi in qualche modo, no? Ascoltare invece è connettersi con qualcosa, è dare l'attenzione, è fare una scelta, quindi selettiva, di prestare la mia attenzione, mettere lì tutti i miei sistemi recettivi in qualche modo nei confronti di qualcosa, in questo caso della musica. E allora la musica, quando tu fai così, ti regala veramente tanto indietro. L'ascolto è un'attività, tu dici nel tuo documentario esattamente come correre, e mi è piaciuto moltissimo perché se tutti usassimo l'ascolto come attività, non soltanto la fruizione della musica ma anche l'interazione tra le persone sarebbe decisamente migliore, quindi forse la musica ci può insegnare anche questa parte. Ma tantissimo, io credo molto in questa cosa perché... oggi purtroppo siamo in un'era, io insegnando e quindi avendo a che fare anche con i più giovani, vedo questa grande capacità che hanno loro, nelle quali proprio mi surclassano. Loro sono i tuoi allievi. Allievi, anche i ragazzi a quali insegno a scuola, che hanno questa capacità di essere orizzontali, ma un orizzonte molto ampio, quindi la capacità di gestire tante informazioni contemporaneamente. Dov'è che queste persone fanno fatica? Fanno fatica quando bisogna scendere in profondità nelle cose. E il fatto di stare in superficie è sicuramente un ottimo requisito perché ti consente di vedere tante cose in tempi strettissimi. Il problema, e sappiamo oggi per esempio quanto valore hanno nella nostra società le fake news, no? Mm-hmm. Il problema è che stando solo in superficie si rischia anche di prendere tante robe che invece non hanno tutto quel valore che ci viene spontaneo dargli, ecco, diciamo così. La musica, l'ascolto, la pratica dell'ascolto è un'attività invece specifica che ti insegna a scendere dentro le cose e ti insegna a imparare anche a ascoltarti, perché io quando ascolto in realtà sto ascoltando me, sto ascoltando che mi succede mentre ascolto. Quindi sono vie che io posso utilizzare per entrare in comunicazione non soltanto con l'altro che in quel momento sta comunicando con me stesso, ma anche con me stesso, con il mio inconscio, con la mia parte più interiore, diciamo. Allora, speriamo che chi ci ha ascoltato fin qui abbia praticato l'ascolto attivo, e io sono certa, e potrà praticare anche il riascolto attivo, perché tutto questo poi lo troverete su YouTube e fra qualche tempo lo troverete anche fruibile sul portale jazzintoscana.it.
Quindi noi siamo per l'ascolto attivo della musica e delle persone e ti ringrazio. Grazie a voi. Thank you.
Gianmarco, sì. Stiamo chiudendo questa bella chiacchierata. Ti devo fare una domanda perché al telefono mi hai fatto molto ridere, ma allo stesso tempo sei stato anche molto profondo. Quando io ti ho parlato di 40 anni di carriera, tu mi hai detto 40 anni di gavetta. Certo. Perché? Perché? Perché sì, perché diciamo non... prima di tutto è importante essere sempre come sui numeri, vuol dire ho approfondito sempre questa materia, l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, insomma questo è importante. E poi perché ti dico che alla mia età ancora oggi mi sto mi cerco sempre di capire se o no sto facendo o arriverò mai a fare una carriera, questo non lo so. Meraviglioso. E anche questa tua umiltà dell'eterno studente, la persona che si aggiorna continuamente. Sì, guarda, io questa parte è molto bella. Ho un allievo solo, cioè me stesso. Insomma, devo dire che non è facile insegnarmi. Esatto. Senti Gianmarco, con cosa ci salutiamo? Beh, con un augurio di un brano che ho scritto qualche anno fa e si chiama Jet City, cioè la città del jazz. Chissà mai che un domani possa nascere una Jet City per tutti. Bellissimo augurio. La città dell'interplay, la città dove ci si ascolta, esatto. La città dove si lascia lo spazio all'altro per interloquire. Che ci rispetti, ci io si... lo prendo questo augurio, meraviglioso. Che ci si rispetti anche tanto. Che ci si rispetti. Grazie. Grazie a te. E ci lasciamo con Jazz City. Sì.